Ragazzi, prima di iniziare, ascoltate quello che dico nei primi minuti, perché spiegherò il motivo per cui ho iniziato questa serie e raggiungiamo i 3000 mi piace per questo episodio. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giù360, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il primo episodio con la carriera giocatore con Lionel Messi. Era da un po', ragazzi, che volevo iniziare una nuova carriera giocatore. Quella vecchia che stavo portando sul canale non mi piaceva, mi aveva sinceramente scocciato, mi aveva annoiato, non trovavo più stimoli nel registrarla. Con questa invece penso che sia diverso, perché so benissimo che qualcuno di voi potrà pensare che comunque fare una carriera con Lionel Messi, che è già un giocatore fortissimo, già gioca in una squadra fortissima, può, diciamo, non avere senso. Però voglio provare a iniziare questa carriera, innanzitutto perché ho voglia di giocare con il giocatore più forte del mondo, e come seconda cosa mi sono imposto due obiettivi fondamentali per questa carriera. Infatti, ascoltatemi bene, il nostro obiettivo sarà quello di fare meglio di Lionel Messi. La stagione migliore di Lionel Messi nella realtà è stata quella del 2011-2012, dove fece ben 73 gol in 60 partite, e di questi 73, 50 li fece in campionato. Sono veramente tantissimi, e il primo obiettivo di quest'anno è quello di fare meglio di lui, quindi cercarlo di battere almeno su un gioco. Sarà veramente difficilissimo, perché fare 50 gol, ragazzi, in campionato è veramente tantissimo. Io non ho fatto neanche la metà, secondo me, nelle altre carriere, quindi sarà veramente molto bello riuscire, secondo me, a provare, diciamo, a battere questo record di Lionel Messi. E il secondo obiettivo ovviamente riguarda l'Argentina, e sarà quello di vincere il mondiale. Nel 2018 ci sarà il mondiale, lo giocheremo con Lionel Messi ovviamente da titolare, e cercheremo di fare quello che non è mai riuscito a fare Lionel Messi nella realtà, almeno ovviamente fino ad adesso. Mi raccomando però, ragazzi, vorrei vedere il massimo supporto su questa serie, ci tengo veramente tanto, vorrei portarla spesso sul canale, però dipende anche da voi, quindi mi raccomando, supportiamola al massimo e raggiungiamo i 3000 mi piace per questo primo episodio. Io direi comunque di saltare questo mese, perché ci sono solo partite amichevoli e il record, diciamo, valgono solo per le partite ufficiali, quindi le saltiamo velocemente. Io mi farò tutto quanto questo mese facendo ovviamente gli allenamenti, e poi ci vediamo ad inizio stagione. La squadra Barcellona acquista Ozil per 73 milioni intanto, bene. Comunque, io ho simulato tutto quanto il mese, siamo arrivati alle prime partite ufficiali, che saranno la doppia sfida contro il Siviglia di Supercoppa. È da qui che ovviamente si inizieranno a contare i gol. Siamo inseriti nella formazione titolare, non ci resta, ragazzi, che selezionare le magliette e andare a giocare questa partita. Questa è la formazione, stiamo giocando a difficoltà campione, perché ancora non lo sa, io gioco la carriera allenatore a difficoltà leggenda e la carriera giocatore a difficoltà campione. L'ho detto tante volte, però magari c'è qualcuno qui sotto che lo continua a scrivere, quindi lo ripeto: la carriera giocatore l'ho sempre giocata a difficoltà campione, perché è molto più difficile rispetto alla carriera allenatore. Quindi questa è la formazione, ragazzi, e ci vediamo in campo cercando di fare più gol possibili. Buona visione, bella! Ci siamo, ragazzi, inquadrati Messi, Suarez e Neymar, le squadre sono in campo, inizia adesso Barcellona-Siviglia. Arda Turan diventa buona per noi, appoggiamo per Suarez, che appoggia dentro per Ozil. Guardami, Ozil, ti prego, fallo bene. Cosa hai fatto, Ozil? Il tocco sotto! Tutti in piedi, tutti in piedi, ragazzi, tutti in piedi, vi prego, alziamoci tutti e applaudiamo, e applaudiamo. Bacio alla curva, ragazzi, questo è un gol fantastico. Cioè, ragazzi, non si può dire niente. Ozil, il movimento perfetto, il tocco sotto, mamma mia, mamma mia. Primo gol, ragazzi, di questa carriera, ce ne mancano solo 72. Abbiamo fatto un piccolo passo, ma siamo partiti veramente nel modo migliore possibile. Sapete benissimo che sono fissato con i pallonetti, e quando faccio questi gol così, mamma mia, per me è meglio di un gol partendo da centrocampo. Attenzione qua, Nasri, Vasquez, dentro per Vitolo. Perché devo andare io a chiudere? Che non è neanche la mia posizione quella. Dai, non sbagliamo. Cos'è? Cosa ha fischiato questo? Calcio di punizione. Stiamo attenti, ragazzi, stiamo attenti che siamo partiti bene, non roviniamo tutto. Occhio qui, la finta, il destro e la parata, grande. Vitolo, occhio qui, Vitolo, palla dentro. Ci stanno schiacciando, calcio di rigore. Ma eravamo partiti così bene, ma perché? Ma perché? Busquets, ma cosa mi combini là dentro? Mannaggia, dai.
Parala portiere, parala la rincorsa lunga. È 1-1. Ha pareggiato il Siviglia con Nasri. Attenzione qua, Mariano, stiamo attenti. Ma è scatenato sto Mariano, palla dentro. Ragazzi, calma, vi prego. Ozil, ci sono Ozil. È buona per noi, allarghiamo dall'altro lato. Per Arda Turan, 1-2, doppio 1-2 con Arda Turan. Falla ancora, triplo 1-2. Poi palla dentro, arrivaci Suarez. La parata, dai, non puoi sbagliare da lì Suarez. Dai, un attaccante come te, Ozil. È buona per noi, il sinistro, cos'è sta schifezza? Cos'è? Mi tirava meglio Gallo sulla carriera allenatore. Dai Messi. Attenzione qua, il rimpallo, siamo fortunati. La palla è nostra, allarghiamo per Suarez. È buona per Arda Turan. Dentro per Suarez, fallo bene Suarez a giro, e palla fuori di poco. Mascherano, sbrighiamoci. Ozil, fallo bene per me, dai che vinciamo un rimpallo nella mia vita, me lo fai vincere. Mannaggia, Vietto, stiamo attenti. Vietto di tacco per Ganso. Mamma mia, è colpa mia. Uffa, è colpa mia, è colpa mia, perché volevo fare la finta su quello al centrocampo e invece ho sbagliato. E finisce qua, 2-1. Ci rifaremo. Io non perderò questa coppa per colpa mia. Ci rifaremo subito nella partita di ritorno. Non mi interessa, andiamo avanti. Abbiamo fatto un gol comunque, siamo al primo gol segnato in stagione. Andiamo subito a giocare il ritorno, perché non posso concludere questo video così, perché mi sento in colpa. Prossima partita, noi siamo ovviamente in campo. Questa volta siamo fuori casa, dobbiamo assolutamente farcela, stesse magliette di prima, e andiamo signora a giocare questa partita con Ozil ancora trequartista. Mi è piaciuto e quindi ovviamente confermato, e noi ragazzi ci vediamo in campo per rimontare, anzi per rimediare al nostro errore. Ci siamo ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo, sono concentratissimo perché voglio assolutamente rimediare al mio errore. E inizia adesso Siviglia Barcellona. Messi, con calma, la finta, rallentiamo, allarghiamo dall'altro lato. È buonissima per la Turan, palla dentro per Suarez, indietro di testa, arrivaci Busquets. Indietro, sì, la mette giù e non riesce a tirare. Attenzione qua, stiamo attenti. Devo fare anche il terzino però, dai, recuperatela senza fallo. Ragazzi, questa partita il Siviglia la sta addormentando, ed è quello che vogliono ovviamente. Possesso palla, Arda Turan, diventa buona per noi. Forza, ne superiamo uno, subiamo fallo. Basta giocare così Siviglia, basta. Attenzione qua, Vitolo, stiamo attenti. Questi già vanno sulla bandierina, no, per favore. Palla dentro per Tremolinas. Occhio, il sinistro, ribattuto. Perché non ci vai Neymar lì? Palla dentro, la paratona. E sono anche fortunati. 1-0 Siviglia, al primo tiro in porta di questa partita. Attenzione qua, acceleriamo. Vi voglio tutti su, palla dentro per Suarez. Ti ho visto bene Suarez, il pistolero. Il pistolero e la parata, mannaggia. Attenzione qua, dai, recuperiamo palla. Rakitic, abbiamo bisogno di due gol, possiamo farli. Siamo il Barcellona, Arda Turan. Forza Umtiti, mettila dentro, pure indietro per me. Basta che ti sbrighi, è buona, possiamo andare. Ci giriamo bene, il sinistro, a giro. Forse è deviata? E invece no, sarà rimessa. E ci ho provato ragazzi, che dovevo fare? Ci ho provato. Messi ovviamente ce l'ha il tiro. Arda Turan diventa buona per Ozil. Tutti quanti scoperti, occhio qua. Messi dall'altro lato, ok, forse un po' troppo corta per Ozil. Ozil, ok, ok. Neymar, mettila dentro. Ma mettila dentro Neymar, dai, ma cosa fai? Eravamo in 52 a scattare dentro. Perché non ci hai visti? Anzi, perché non ci hai serviti? Piqué, Arda Turan, c'è tempo per fare un'ultima azione, almeno per segnare un gol. Ozil, Umtiti, è buona per noi. Palla dentro per Suarez, girati bene. Guardami, ok, ok, ok. Spostati Umtiti, che fai schifo a giocare a calcio con i piedi. Spostati che c'ero io. Ma dai, ma c'ero io Umtiti, ma non ti vergogni. Ma che cavolo, 7.1 di valutazione per noi e andiamo avanti. Dai, c'ero io su quel pallone, non sarebbe cambiato niente, perché 1-1 passano comunque loro, cioè vincono loro, però almeno per il gol personale. Comunque niente, ragazzi, io direi che possiamo andare avanti nel calendario. Ho fatto le 3 settimane di allenamento e quindi possiamo iniziare con il campionato. Dobbiamo fare 50 gol in campionato in 38 partite, non sarà assolutamente facile, anzi sarà quasi impossibile. Però l'obiettivo è quello di battere Lionel Messi nella realtà. Ovviamente proveremo anche a vincere la Champions. Messi, se non sbaglio, in quella stagione ha fatto 14 gol in Champions. Fare 14 gol in Champions è veramente dura. Bisogna arrivare fino in fondo per giocare più partite possibili e segnare praticamente in ogni partita. Comunque, io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Come ho detto all'inizio, raggiungiamo i 3000 mi piace per supportare al massimo questa serie. Spero che vi piaccia. La porterò in alternanza con la carriera allenatore, quindi spero di portare più episodi possibili. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!